domani è la giornata mondiale del bambino prematuro, abbiamo deciso di trattare il tema con qualche ora di anticipo, con grande piacere con il primario di neonatologia dell'ospedale Bolognini di Seriate, la dottoressa Cristina Bellan, che subito salutiamo. Grazie dottoressa per essere con noi e per parlare di questo tema mediamente poco trattato. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno Giusy, buongiorno ai radio telespettatori, buongiorno. Grazie, a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Noi lo scorso anno, ricordo, ci siamo sentiti perché c'è stata un'iniziativa bellissima l'anno scorso, quest'anno è improponibile, cioè aprire le porte agli alunni di alcune scuole superiori per far conoscere questo fenomeno che ogni anno colpisce un bambino su 10. Quest'anno per ovvi motivi non è possibile, ma attraverso la radio possiamo arrivare ai cuori dei genitori e dei ragazzi che sono all'ascolto, perché è importante parlare di questa giornata perché celebra la rinascita, dottoressa Bellan, no? Sì, assolutamente. Allora vi ringrazio per avermi dato lo spazio anche quest'anno per poter parlare di questo importantissimo argomento. Allora, domani 17 novembre si celebra la giornata mondiale del nato prematuro e l'obiettivo è quello di divulgare e sensibilizzare le persone sul tema importantissimo della prematurità. Ricordiamo che il nato pretermine è quel bambino che nasce prima della 37esima settimana di gravidanza e rappresenta circa il 7% di tutti i nati. È vero che la maggior parte dei nati pretermine nasce solo poche settimane prima del termine. Nel nostro reparto, per esempio, il 70% dei nati prematuri nasce tra la 33esima e la 36esima settimana. Ma nelle nostre terapie intensive neonatali accogliamo anche bambini che nascono molto precocemente. Noi assistiamo bimbi nati anche alla 23esima settimana di gestazione e di peso anche estremamente basso, meno di un chilogrammo, si arriva anche a 400-500 grammi. Questi sono dei piccoli guerrieri che necessitano di ricovero in TIN per lunghi periodi, di assistenza e di cure molto specifiche all'avanguardia. Le cure neonatali, in particolare, se vogliamo dirlo, e parliamo di modalità di assistenza ventilatoria, di diagnostica anche ecografica, di terapie, sono in continua evoluzione. E a noi neonatologi viene richiesto un costante aggiornamento, imposto anche dalla necessità di dare il massimo ai nostri piccoli prematuri e alle loro famiglie. Voglio dire che è nostro dovere fornire le migliori cure ai piccoli, perché solo così possiamo assicurare loro un migliore outcome futuro, quindi assicurare meno problemi e meno esiti a distanza. Dottoressa Bellan, ci permetta, perché questo, guardi, parla una persona che non ama ricorrere, un po' si abusa ultimamente all'uso del termine miracolo, è una cosa che mi dà fastidio, ho l'aggettivo miracoloso, però ascoltare il lavoro che quotidianamente voi portate a termine nei reparti di neonatologia, quando si sente di un bambino di mezzo chilo alla nascita che ce la fa? Beh, magari non è un miracolo perché semplicemente è professionalità ai massimi livelli mondiali, però ci restiamo qualche secondo su questo aspetto perché ha dell'incredibile per noi profani. Sì, allora innanzitutto voglio ricordare per esempio che il neonato prematuro è un soggetto molto importante, non per niente infatti qualche anno fa, nel 2010 precisamente, è stata redatta la carta dei diritti del nato prematuro a cura dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che ha redatto questo documento molto importante, contiene 10 articoli, nella quale si ribadisce che va assicurata al neonato prematuro e anche al neonato di peso molto basso il diritto alla salute, il diritto a avere le migliori cure, il diritto a avere l'incontro con i propri genitori, con la mamma innanzitutto, avere l'incontro con la mamma e a poter fruire del latte materno, che è il bene più prezioso per questi bambini, anche quelli di peso molto basso. È miracoloso vedere quando i nostri piccoli, anche di 500 grammi, pian piano cambiano all'interno del termoculla. Se per esempio vedo un bambino e poi lo rivedo dopo qualche settimana, sembra un bambino diverso, nel senso che è cresciuto in modo importante. Sono bambini che all'interno del termoculle, per esempio, hanno delle reazioni, dei riflessi, della sensibilità. Per esempio riconoscono in modo importante il suono, la voce della propria mamma e proprio papà. E anche di noi neonatologi, oso dire, che diventiamo un pochettino le loro zie e i loro zii. Lo siete. È meraviglioso. Lo siete. Che regalo che ci ha fatto, dottoressa, questa mattina. Perché è davvero un tema che viene trattato pochissimo.
c'è bisogno di essere vicini anche emotivamente a queste famiglie, perché immaginiamo, no, anche la sofferenza di tutti questi genitori per percorsi lunghissimi. E vi ringraziamo, ringraziamo di cuore lei, tutti i suoi colleghi in Italia e tutto il suo staff per il lavoro che state facendo e che avete fatto. Grazie. Viva la vita. Grazie alla dottoressa Bellan. Grazie, grazie a voi, grazie, buona giornata, grazie.